Assessore Paolucci, il dono del sangue come gesto universale, un'iniziativa importante per sensibilizzare anche le comunità estere presenti in Abruzzo a donare. Beh, intanto perché il diritto alla salute è di tutti, è universale, e quando si entra in ospedale e si ha bisogno di una trasfusione del sangue o del plasma, certamente quel diritto è riconosciuto a tutti i cittadini. E quindi l'integrazione in una società multiculturale passa anche per la condivisione dei diritti che sono iscritti nella nostra Costituzione, quale essere appunto il diritto alla salute. E si inserisce questa iniziativa su un campo già messo, diciamo, in attuazione di comunicazione e di marketing, perché è molto molto importante essere autosufficienti. L'Abruzzo lo è, ma bisogna accogliere e raggiungere nuovi traguardi, e noi ci inseriamo esattamente in questo campo e su questo profilo. Abbiamo accreditato i centri trasfusionali, abbiamo programmato l'officina del sangue, della lavorazione del sangue, abbiamo messo in campo già diverse iniziative di comunicazione per sensibilizzare verso la donazione, e questa si inserisce esattamente in questo contesto. Grazie a Fedefarma, all'Avis, a ovviamente i donatori e a tutti coloro che consentiranno la diffusione, e nel caso di specie l'indicazione è avere il maggior numero di donazioni possibile, quindi avremo dati e indicatori diciamo significativi per apprezzare questo tipo di campagna, questo tipo di comunicazione, questo tipo di programmazione sanitaria.